Ciao, oggi preparo un piatto italo-americano che consiste in spaghetti, salsa di pomodoro e polpette. Vediamo subito come preparare gli spaghetti and meatballs. Inseriamo all'interno del boccale 700 g di carne trita mista. Un mazzetto di prezzemolo fresco, un cucchiaio di parmigiano, una tazza di pangrattato, un uovo, sale a piacere. Pepe a piacere. Inserisci un cucchiaino di aglio in polvere. Richiudi il boccale e imposta 20 secondi, velocità 4. Mettiamo nel boccale mezza cipolla, la tritiamo e poi aggiungiamo 30 g d'olio. Tritiamo 10 secondi, velocità 7. Spatola sul fondo la cipolla, aggiungi 30 g d'olio extravergine d'oliva. Imposta 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Inserisci 400 g di pelati, e 30 g di concentrato di pomodoro. 4 foglie di basilico. Facciamo anche 5. E una foglia d'alloro. Un cucchiaino di zucchero. E due cucchiaini di sale. E pepe a piacere. Adesso con le mani unte d'olio, forma delle polpettine e riponile all'interno del cestello del Bimby. Ora inserisci il cestello all'interno del boccale, richiudilo e imposta 30 minuti, 100 gradi, velocità 1. Le polpette e il sugo sono pronti. Adesso spostiamo le polpette all'interno di una pirofila. E gli versiamo sopra il sugo. Adesso inserisce all'interno del boccale 1200 g d'acqua calda. Un cucchiaino di sale. Seleziona 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso inserisci dal foro del coperchio 400 g di spaghetti. Io ho scelto degli spaghetti trafilati al bronzo in modo tale che il sugo si aggrapperà meglio alla pasta. Imposta il tempo di cottura degli spaghetti, in questo caso 8 minuti, 100 gradi, velocità 1.
Adesso scoliamo la pasta. Versa gli spaghetti nella pirofila con il sugo e le polpette e mentre preparo l'impiattamento vediamo insieme tutti gli ingredienti per preparare questa ricetta. Gli ingredienti necessari per preparare gli spaghetti and meatballs o spaghetti e polpette sono un mazzetto di prezzemolo tritato, una foglia d'alloro, 4 foglie di basilico, mezza cipolla, un uovo, 30 g di concentrato di pomodoro, un cucchiaio di parmigiano, 700 g di carne trita mista, 30 g di olio extravergine d'oliva, una tazza di pangrattato equivalente a 100 g, un cucchiaino di aglio in polvere, 400 g di pelati, pepe quanto basta, 2 cucchiaini di sale più quanto basta, 1200 g d'acqua calda e 400 g di spaghetti. Gli spaghetti e il meatball sono pronti. Grazie per aver guardato questa video ricetta e noi ci vediamo alla prossima!